mattino seguente trovai un altro bigliettino, questa volta sotto il cuscino. Il bigliettino mi diceva esattamente la via e il palazzo in cui dovevo incontrare Jerry. La mia ansia saliva sempre di più. Dovrebbe essere questa la via. E anche il palazzo. Posso entrare? Aspettando. Ma lui chi? Posso entrare? Ehi, tu! Ti stavo aspettando. Tu mi stavi aspettando, ma che cosa significa? Sono stato mandato qui con un biglietto. Che sta succedendo? Non fare domande. So che io e te dobbiamo duellare. Combattiamo! Ehi, frena, frena. Aspetta, dobbiamo cosa? Duellare? Uno, non sapevo neanche di questa cosa. E due, sei un bambino. L'aspetto inganna. Non so tu chi sono. E quindi saresti? Io sono il bambino prodigio di due monsters. Qualcuno ti ha mandato qui da me. Duelliamo! Se è questo che vuoi. Mi chiamano Jerry Guerriero. E perché mai? Perché il deck è guerriero. E tu che deck hai? Beh, lo scoprirai. Combattiamo! Peschiamo 5 carte. Lo so come si gioca a Duel Monsters. Amico, direi già che ti ho battuto. Vedremo. Bene, se non ti dispiace, comincio io, visto che sono l'ospite. Allora, comincio il turno mettendo una carta coperta. E poi evoco Artigamus, clown del trucco! E quindi pesco. È la mano. Forza, che stai aspettando? Non eri mica un esperto? Ok, metto spalle liberatrici. Metto una carta coperta. Anzi, due carte coperte. Poi metto una in posizione di difesa e concludo il mio turno. Bene, pesco una carta. Molto bene. Beh, diciamo che inizio il turno attivando Intruglio dell'Anziano, che mi fa subito recuperare 1200 life points. Lo attivo! Dopodiché concludo il mio turno. Quindi esco una carta. Evoco Cavaliere Lama! Concludo il mio turno. Bene, pesco una carta. A quanto pare non mi fai così tanta paura. Vediamo. Ora sacrifico il mio caos del trucco per mettere in campo Maestro dell'altra dimensione! Voglio vederti adesso. Concludo il mio turno. Pesco la carta! Vediamo. E ora evoco Jeffid, il Cavaliere di Ferro! Attivo buco trappola senza fine! Mi dispiace, ma il tuo Gelfid va nel limbo delle carte. Viene bandito! Non te l'aspettavi, campione. Vediamo ora cosa fai.
Passi il turno? Sì. Me lo aspettavo più difficile sconfiggerti. Posiziona una carta coperta sul terreno. Dopodiché attrivo Nuzler Malevolo! Su maestro dell'altra dimensione, che guadagna così 700 punti di attacco. Diventa così un 2400 d'attacco. Concludo il mio turno. Pesco una carta. Sacrifico dei mostri. Cosa? Due mostri? Che diavolo vuoi evocare? Evoco Gifford il fulmine! Gifford il fulmine? Bella carta. Ma non mi fa per niente paura. Passi il turno? Sì. Bene, pesco una carta. Il tuo duello finirà presto, lo sai? Attivo Tempesta Potente! E ti dico subito cosa fa questa bella carta. Distrugge tutte le carte magie trappola sul terreno. Addio spade rivelatrici e addio a quelle due carte coperte. In più io dico addio anche alle mie però, ovvero Scudo Prosciugante e Nuzler il Malevolo. Bene. Ora posso concludere il mio turno, spostando lui in difesa. Ora pesco. Evoco Guerriero Rapido. Attivo il suo effetto. Ti distrugge le opponents. Ma che diavolo succede? Lo sai che in Dream Monsters i punti... I life points sono reali? Cosa? Più così. Quindi se perdo life points, perdo anche energia vitale, vuoi dirmi? Ma questo è assurdo, non può essere vero! È solo un gioco di carte! Tu la pensi così? Bene, allora questo vuol dire che mi impegnerò ancora di più. Sacrifico! Maestro dell'altra dimensione! E ora evoco! Giovane Maga Nera! La maga nera. Mi arrendo. Come ti arrendi? Ma stai scherzando? E dove è finito il vero campione che tu mi dicevi? Quando hai evocato la maga nera ho capito che tu sei il prescelto. Quindi ti sei arreso perché con questo duello volevi dimostrare che io ero veramente quello che la maga nera ti ha mandato? Sì. Ah, ora capisco. Quindi quando hai visto la mia maga nera hai capito immediatamente che ero io. Sì. Mi sembra un tipo un po' strano per essere un giocatore di Duel Monsters. In che senso strano? Beh, sei un bambino, balbetti. Non ti immaginavo così. Ti immaginavo un tipo tosto con cui battermi duramente. Quindi io cosa mai dovrei fare? Desideravi un compagno di viaggio? Eccomi! Un compagno di viaggio? Ora capisco, ecco perché ieri sera sono svenuto diverse volte. La maga nera ha esaudito uno dei miei desideri. E quindi mi ha mandato da te. Ci vorrebbe anche un compagno di giochi. Chissà se posso trovare qualcuno che sia capace di duellare. Esatto. Dovrei darti la mano. Ora siamo un clan. Io sono Jerry il guerriero. Piacere, Jerry il guerriero. Io sono... L'Elex e basta. Sei molto divertente. La nostra avventura comincia adesso!